detto che parlare di calcio su un campo del genere è un po' difficile, però le condizioni climatiche erano queste, secondo lei che cosa non ha funzionato per questa stagione? Sicuramente non abbiamo la mancanza di abitudine di fare certe prestazioni in condizioni di gioco, in queste condizioni di gioco. Non siamo abituati, ma non mi è piaciuta l'interpretazione. L'interpretazione dei singoli non mi è piaciuta. Al di là dell'esito del risultato, che poteva cambiare o poteva finire anche in un'altra maniera, comunque fosse andata, l'interpretazione dei miei singoli non mi è piaciuta. Siamo stati poco lucidi, scarsamente precisi, forse per il campo, ma poco cinici. Abbiamo avuto dall'inizio alcune circostanze dove potevamo essere più cattivi, abbiamo avuto altre circostanze dove potevamo rimediare la partita, ma passare in svantaggio due volte non mi è piaciuto. Sì, direttore Zappa, diciamo che si è visto una carriera di quest'anno sicuramente forte nel discorso, tanto, no? Però la squadra che concede, che crea anche tanto, oggi forse di meno, ma le cose che concede probabilmente anche questo, che in quei momenti viene meno la compattezza, perché anche lontano non si è rischiato qualcosa, ma si è creato poi anche tanto, questo è il sentito di concedere, forse c'è ancora qualche equilibrio ancora da questo punto di vista. Parliamo da un punto sempre tattico dell'utilizzo di... Certo, no. Probabilmente era il momento meno idoneo per disputare una partita in queste condizioni, perché mi sembrava la squadra in crescita sotto tutti i punti di vista. Eravamo in crescendo di condizioni, di atteggiamento. La partita di lunedì ci aveva dato dei buoni segnali. Abbiamo preso un gol su un rigore, su un'incertezza, va bene, però la squadra ha fatto la partita. Non mi piace quando si sbaglia l'atteggiamento, le partite si possono anche perdere, ma secondo me l'interpretazione oggi non è stata delle migliori. In queste condizioni qua le partite si giocano in un'altra maniera anche, e quindi non era la migliore maniera per affrontare questa gara. Tu hai approfitto visto che qua mancano due partite alla fine del giro d'anno, sarà anche tempo di bilancio per l'estate. Secondo te questa classifica rispecchia il valore della vostra squadra o ci si aspettava di più negli anni in generale? No, secondo me abbiamo qualche punto in meno perso per strada. Anche noi abbiamo avuto l'avvicendamento del cambio di allenatore, quindi abbiamo perso qualche punto per strada e quindi abbiamo perso un po' di terreno. Dobbiamo essere bravi a riprenderci quello che abbiamo lasciato per strada. Dobbiamo fare il nostro campionato, il nostro cammino. Ripeto, eravamo in un momento di crescita positivo e forse una partita come questa, un campo così, ci ha reso la vita difficile, più complicata. Un giudizio sulla Non lo so, è una squadra che fa sempre risultati altalenanti. È ancora... La squadra che non fa punti fuori casa. È una squadra che probabilmente... si esprime meglio in casa, non lo so, è ancora una squadra che riesco poco a dargli una valutazione corretta, quindi probabilmente problemi di infortuni e tante cose che ogni squadra può subire possono creare degli non equilibri anche nelle prestazioni. Bello, grazie.